Olga, ma vabbè, lasciamo perdere, l'ho già messa in un altro video. Questa penna qui, tentacolosa, l'ho presa un sacco di anni fa da Tiger, l'ho ritrovata. Facciamo un po' di suoni. Non scrive più questa penna, quindi potrei staccare, se riesco, ma non si riesce a staccare il tappo, diciamo, tra virgolette, perché la penna non scrive più. Ho provato ieri, ma non scrive. E fucsia, uno dei miei colori preferiti. L'avevo presa da Tiger, sì, l'anno scorso, però la uso solo per fare la ASMR. Allora, video chiacchiere, come state? Spero bene, benvenuti, bentornati o bentornati in un nuovo video. Sarà un video breve. Allora, io sto abbastanza bene, a parte che, come ho detto in un video, sfoglio volantino, perché ho rifatto un video, sfoglio volantino Lidl. Questo video arriverà dopo al video sfoglio volantino, video chiacchiere arriverà dopo. Devo farmi delle visite, di nuovo sicuramente degli esami, perché ho un po' di problemini di salute non gravi, così se mi interessa ve lo dico, senza entrare in dettagli. Ho fatto gli esami e va a parte l'anemia che è genetica, quindi vabbè, però l'anemia la sto curando, anche se si muore con l'anemia, insomma non si cura, tra virgolette, l'anemia non credo che si possa curare, però ci vivo, chi se ne frega, mangio la carne, la rucola, la bresaola, la carne di cavallo che ha il ferro e sono a posto, sto bene per quello, ok? Non ho cose gravi e non vi allarmate se per caso vi interessa la mia salute, ma siete estranei, tra virgolette, quasi tutti, non tutti, ma qualcuno non è estraneo, qualcuno sì, per me, quindi, però a qualcuno magari non interessa quello che dico, se non vi interessa cambiate canale, però quelli a cui interessa la mia vita, la mia salute, insomma, mi chiedete video chiacchiere, mi sembra Elisa me l'abbia richiesto. Elisa o Elena, una ragazza, non mi ricordo il nickname, vabbè, se riesco a trovarlo lo metto, mentre faccio il montaggio, il video della ragazza che mi ha chiesto questo video di chiacchiere, gioco di parole, scusate, comunque, bella questa penna, fa un bel rumore, è carina, giocosa, allegra, la salute mia non è grave, non ho nessun problema grave, quindi state tranquilli, tranquille, ok? Però devo farmi delle visite ancora, degli esami sicuramente, perché se mangio la pasta alla sera mi gonfia, se la mangio a pranzo mi dà fastidio lo stesso, dipende che sugo ci metto, quindi anche i pomodori mi danno fastidio, se non sono sbucciati, i peperoni anche li mangiavo, facevo la peperonata, mia madre cucinava i peperoni in tutti i modi, al forno la peperonata, un sacco di volte mangiavo la peperonata, si vede che ho abusato e adesso sto male. Anche il latte ho abusato e infatti non devo più abusare perché sennò sto male. Sono proprio sì intollerante al lattosio. Poco, però comunque basso livello di intolleranza fortunatamente per ora. Però visto che tutti i cibi che voglio comprare o che vorrei comprare o che compro spesso e volentieri purtroppo hanno il latte e io li mangio poi mal di stomaco, la nausea e non dormo di notte, insomma anche per quello. Non va bene, devo tenermi. Però non riesco a non comprare cose con latte, io non ce la faccio, le mozzarelle senza lattosio sono acide, quindi sono stupida io. Sono lesionista, autolesionista, direi, non lo so come si dice, vabbè. Comunque, devo farmi degli esami, sicuramente altri esami, a parte quelli che avevo già fatto, perché ci sono altri cibi, a parte il latte, che mi fanno male, che sento che mi danno fastidio. Poi ho tutte delle pustole che sembrano un visitors, non si sa perché, o magari altre allergie, intolleranze, nervoso, lo stress, non lo so. C'è tanta roba che mi dà fastidio, insomma, non so come alimentazione. Quindi devo fare qualcosa, punto. Altre cose, sì, comunque sto abbastanza bene, non sto male come tanti vorrebbero che io stessi, diciamo così. Però diciamo che potrei stare meglio, ma potrei anche star peggio, quindi va bene, non mi devo lamentare che c'è gente che sta in ospedale con le malattie veramente gravi, la mia non è una malattia, io non ho nessuna malattia, quindi non mi devo lamentare, ecco, insomma. Però comunque dai, non mi devo lamentare io perché c'è gente che sta molto peggio di come sto io praticamente, quindi non ci lamentiamo. 2 centesimi. Ho già messo la tovaglia natalizia, sì, perché non ne ho altre in tinta unita per tutti i giorni, insomma, quindi ne ho una natalizia, l'ho tirata fuori, anche se siamo a settembre, ottobre, quando vedrete forse questo video, sarà già ottobre. Voi come state? Come state voi? Ho fatto il video spesa, ho fatto il video tapping, ho fatto il video suoni, ho fatto il video, 2 o 3 video, mukbang, piadina,
sono mangiato l'hamburger di carote fatto in casa, buonissimo. Se volete faccio anche quest'anno dei video ASMR, ricetta ASMR, magari ricette brevi. Se frullo non vi faccio sentire il frullatore che dà fastidio, però fatemi sapere se volete ricette ASMR, semplici, facili, veloci. Commentate, rispondete alle domande. Mi piace questa penna, ce l'avete magari anche voi? Bellissima. Io non so, mi faccio consigliare, fregare da molte ragazze, da molti ragazzi che consigliano cose, comprate quello, comprate l'altro per i video ASMR o per scrivere, comprate la tazza con scritto ciao, comprate la tazza, comprate il bicchiere, comprate la zucca, la tazza adesso, ho visto una tazza arancione da Pepco, che ho detto quasi quasi la vado a comprare, che io amo le tazze. Anche se l'arancione in casa non ho niente di arancione. Anni fa mi piaceva l'arancione, poi ha smesso di piacermi. Poi adesso mi piace di nuovo un pochino l'arancione. Ho anche delle maglie nell'armadio estivo. Arancioni e una manica lunga, sì, regata dai Legna. Quindi un po' di arancione ce l'ho in casa, però in cucina non ho niente di arancione, quindi è inutile che vado a comprare una tazza a 2 euro arancione, che ne ho già altre, di altri colori ovviamente, non so. Non va bene farsi fregare, tra virgolette, da quello che dicono gli altri, perché non bisogna comprare tutto quello che dicono gli altri, sennò i soldi finiscono, anche se avete uno stipendio finiscono, se comprate tutto quello che dicono gli altri. Su YouTube, in televisione, anche la pubblicità lo fanno apposta a farvi venire voglia di comprare cose che fanno vedere in televisione. Anche i volantini, Bonprix, tutto quello che fanno vedere lo vuoi comprare tutto. YouTube, Instagram, tutti i social network fanno venire voglia di comprare le cose che hanno anche gli altri per essere tutti uguali, ma non va bene. Vabbè, volevo dirvi che domani scriverò di nuovo sul computer, perché cartaceo è meglio non scriverlo, il curriculum, perché io scrivo come una gallina. Se le galline scrivessero, è un modo di dire, scrivo male, scrivo storto, scrivo male, mezzo in stampatello, mezzo in corsivo, o tutto in stampatello, tutto in corsivo, ma scrivo male, e quindi il curriculum lo devo riscrivere al computer, è meglio. Poi me lo faccio stampare da qualche parente, da qualcuno, o da uno che, come si chiamano, un ufficio di stampa, come si chiamano quegli uffici, quei negozi che hanno la stampante, insomma, non lo so, vabbè, adesso non mi viene il nome, però avevo già mandato l'anno scorso, anni fa, 10-11 anni fa, insomma, tanti anni fa, avevo già mandato un sacco di curriculum online al Bennett, all'Inns, all'Lidl, mi ho portati anche cartacei quando ero ancora con i miei genitori, quando ero appena uscita da scuola, adesso continuo a mandarli online, scrivo tutte le mie esperienze, anche se sono poche, purtroppo, e nessuno mi prende a lavorare, forse, pregate per me, forse c'è un'opportunità al Presto Fresco, c'è qui il Presto Fresco nel mio paese, ma ce ne sono anche altri in tutto il Piemonte, insomma, a Torino, eccetera. Non dico di andare a Vercelli o ad Alessandria perché è troppo lontano, o a Verbania, Novara, non ci posso andare, a Biella, non ci posso andare, per dire, però, tutti i posti del Piemonte, però, se trovassi un lavoro adesso domani, che è lunedì, perché oggi registro un sacco di video, ma è domenica e non posso farlo, portarlo oggi perché è tutto chiuso, tutti i negozi di domenica sono chiusi, a parte i grossi centri commerciali, quindi domani, se è aperto il Presto Fresco, o martedì al massimo, vado al Presto Fresco e, anche senza comprare niente, porto il curriculum mio, se riesco a stamparlo per lunedì, cioè per domani, o per martedì, per mercoledì, insomma, domani lo scrivo e poi lo porterò cartaceo, stampato, scritto bene sul computer, viene meglio scritto sul computer che a mano, e lo porto qui al Presto Fresco, poi se hanno bisogno, qui nel negozio Presto Fresco del paese, lavoro qua, se no mi faccio portare da qualcuno a lavorare, se mi prendono in un altro negozio, lontano da casa, basta che mi danno da lavorare. Diciamo così, anche perché la babysitter non mi prendono, non mi hanno mai preso, se non con mia madre, ma pagavano lei, non me, quindi facevo solo compagnia, ecco, ai bambini piccoli, medio piccoli, fino ai 10 anni, diciamo, e quindi commessa di abbigliamento bisogna avere esperienza, nei negozi mi dicono tutti che serve esperienza nel campo dell'abbigliamento e io non ho esperienza, ho fatto pochi lavori nella mia vita per ora, ma sarebbe bello se mi prendessero al Presto Fresco,
se non qui nel paese, anche in altre zone, insomma. Qualche parente con la macchina ce l'ho che mi aiuta, mi accompagna a lavorare se mi prendono a lavorare. Quindi pregate per me che trovo il lavoro. O al presto fresco, manderò adesso, manderò, porterò, ne stampo tante di curriculum e li porterò magari all'INS di nuovo, anche se non cercano, perché mi hanno detto che non cercano. Ai ristoranti, alle pizzerie, nei bar, porterò altri curriculum stampati, non cartacei, stampati, non ne stampo uno solo, ne stamperò tanti se riesco a farne 5-6 copie, anche 10. E continuerò a portare curriculum come ho sempre fatto. Un po' mi demoralizzo perché se dicono sempre no, mi passa la voglia. Mi sono un po' demoralizzata in questi anni, negli ultimi anni dopo il Covid, insomma, prima e dopo il Covid. Però adesso voglio continuare a trovare un lavoro se mi accettano, se mi prendono. Prima o poi lavorerò anch'io. Non è che non voglio lavorare, cioè, quasi tutti mi criticano, tu non vuoi lavorare, ti fai mantenere a tuo marito, ex marito, eccetera, eccetera. Voi non sapete niente della mia vita privata. Quindi parlate di cose che non sapete. Quelli che criticano, dico, quelli che giudicano, senza sapere voi di me non sapete niente, se non ve lo dico io. E io adesso di privato non vi sto dicendo niente, quindi non vi ho mai detto niente di privato su questo canale, neanche sull'altro. Non vi ho mai detto l'indirizzo, non vi ho mai detto il mio parto, la mia nascita, mia madre, come si chiama, sì, ma il cognome non ve lo dico. Cioè, non dico niente di privato a nessuno, su YouTube tantomeno. Quindi criticate, giudicate, pensate di sapere le cose della mia vita che non sapete, quindi parlate a vanvera, a caso. Comunque io voglio trovare un lavoro, spero di trovarlo, o al Presto Fresco, all'INS, o al Penny, o all'MD, al Mercato, al Bennet, all'S Lunga, che cavolo ne so, al bar, far la gelataia, anche se adesso arriva l'inverno, quindi il gelato nessuno lo mangia più. Non lo so, qualche lavoro lo troverò. E poi voglio anche fare le guide con mio padre e prendere sta benedetta patente che mi rompe le scatole, non guidare, farmi portare da uno o dall'altro. Lo odio. Da una parte questa cosa la odio perché mi devo far scarrozzare da uno o dall'altro e non va bene. Dall'altra ho paura di guidare, ma non tanto di guidare, ho paura di fare incidenti. Perché con la maggior parte delle persone che guida sembra che abbiano gli occhi chiusi. Certi veramente la patente l'hanno presa con l'ovetto Kinder, come dico io, gliel'hanno regalata la patente a certa gente perché veramente no, non si sa come si fa a dare la patente a certe persone. Io veramente a certa gente non gliel'avrei data la patente perché certi non se la meritano o non mettono la freccia o se vai piano tipo agli 80 all'ora strombazzano perché hanno fretta, ti sorpassano anche con la striscia continua che non si può sorpassare con striscia continua. Mettono la freccia, non rispettano le rotonde, non rispettano le precedenze, non rispettano i semafori. Ho visto gente che col rosso andava avanti e col verde stava ferma. Passano anche col giallo, che tutti dicono all'autoscuola quando prendi la patente, che col semaforo giallo non devi assolutamente muoverti, devi stare ferma. Rispettare gli stop, non c'è nessuno che rispetta gli stop, o quasi nessuno. Quindi io ho un po' paura di guidare perché io le regole della strada le so. Conosco i cartelli, le rotonde, la precedenza, destra, sinistra, eccetera. Ok, metto le frecce quando devo girare, i semafori, io so rispettare i colori, cioè verde vuol dire parti, rosso vuol dire stai fermo e giallo stai anche fermo, se non c'è nessuno puoi anche andare, ma giallo devi stare fermo. Le precedenze, cioè io so guidare, se ci fossi solo io a guidare io saprei guidare, però purtroppo non ci sono solo io. C'è anche gente che sa guidare, a parte me ovviamente, però c'è anche tanta gente che non sa guidare o che niente, se ne frega niente, cioè che guida male e se ne frega, insomma. E quindi io ho un po' paura di fare incidenti, di spaccare la macchina, di morire in macchina, che tutti prima o poi dobbiamo andarcene in paradiso, però non vorrei morire in macchina, ecco insomma, per colpa di un cretino che mi viene addosso, perché non rispetta le precedenze. Io anche se do la precedenza, anche se tengo la distanza di sicurezza, comunque certa gente è pazza. Anche alla guida ci sono i pazzi, sia donne che uomini, in generale, e quindi ho un po' paura. Però a 32 anni è ora di prenderla sta patente se riesco, se me la danno. Detta così è brutta. Se me la danno è ora di prenderla, perché l'auto ce l'avrei anche, però mi devo far portare da uno, dall'altro, dall'altro, perché non guido. Non guido, io poi magari, cioè non vorrei fare questa cosa che vi sto dicendo, non vorrei farla, non vorrei pagare.
costa 700 euro, carissima. Almeno qua in Piemonte 700 euro. Mi sono informata, mi sto informando. Ne cerco una che costi di meno. Però 700 euro pago l'autoscuola e poi faccio gli esami, faccio le guide, faccio tutto. E non guido, quando ho la patente non guido perché ho paura. Non vorrei fare questa cosa. Non vorrei. Dovrei guidare, prendere la patente, guidare e togliermi la paura. Perché nessuno me la toglie. Me la devo togliere da sola. Perché io, diciamo, le guide le avevo già fatte tanti anni fa con mio padre. Però ho sempre avuto paura di guidare in mezzo alla strada perché nei parcheggi giri in retromarcia, vai dritto, metti la freccia a destra, metti la freccia a sinistra, giri il volante, cioè non è difficile nel parcheggio, non c'è nessuno, o se c'è qualcuno aspetti che passi la macchina, poi passi tu, cioè o fai passare o ti fa passare, passi tu, ma io vado ai 10 all'ora, ai 30 al massimo, con la 600 vecchia, stravecchia, e quindi niente, ce la farò. Pregate per me, sia per il lavoro che per la patente. Mandatemi tanta positività. Good vibes. E via, queste sono le novità della settimana, del mese di settembre, insomma. Per me settembre, come dice Antonella, la mia amica Pink Whispering, ciao Antonella, per me è un nuovo inizio settembre, quindi sto registrando un sacco di video. Questo è il video chiacchiere. Spero di trovare lavoro, vi aggiornerò. Al presto fresco, all'acqua e sapone, manderò un curriculum, anche se solo al presto fresco al momento cercano qui dove vivo. Anche magari in altri presto fresco, magari al Carrefour, non lo so, devo chiedere. Io avevo chiesto l'anno scorso, anche quest'anno fino a maggio avevo chiesto, mi hanno detto tutti, non cerchiamo, non abbiamo bisogno, cerchiamo gente con esperienza, la pizzeria o il bar a conduzione familiare, quindi a me, che non sono di famiglia, non mi prendono. Cioè, con questa gente, come fai a lavorare? Io non dico che devo lavorare in tutti i negozi a cui chiedo, perché no, sono una, non posso dividermi in 10 posti, però almeno un negozio che mi dica sì, ho bisogno, vieni a lavorare, così ho un'esperienza in più, invece niente. Per quello perdo le speranze, perché mi dicono tutti no, non abbiamo bisogno, adesso non stiamo cercando, le faremo sapere, e le faremo sapere, passa l'acqua sotto i ponti, io invecchio e non lavoro più. Anche aprire un negozio io, un bar da sola, non posso aprirlo, a parte che servono i soldi, e poi serve un collaboratore, un socio, qualcosa, non va bene. Aprire un negozio di fotografia, idem, non si può fare da sola, non lo posso fare, e servono tanti soldi, più di 700 euro, e quindi è un problema, tutto gira intorno ai soldi, questo mondo, non va bene. Non mi piace questa cosa, però non si può fare nient'altro. E speriamo in bene di trovare al presto fresco un lavoretto come commessa nel settore alimentare, perché la settimana scorsa ho chiesto e la commessa carina, gentile, con i capelli neri mi ha detto sì, stiamo cercando, speriamo che mi prendano. Adesso vedo domani di scrivere il curriculum, lo stampo in settimana prima di venerdì, lo stampo e lo porto in giro, mi faccio portare dalla mia famiglia e porto questi curriculum non solo al presto fresco ma in altri negozi. Speriamo che qualcosa si muova, perché dicono tutti il lavoro c'è, il lavoro c'è. Perché a me non mi prendono, sono brutta, faccio schifo. Sì, ho i denti storti, vabbè, ho un po' di occhiaie, però, cioè, per lavorare le occhiaie cosa mi servono? È importante se sono capace a lavorare, non come sono fatta esteticamente. Cioè, non sono truccata, non sono Megan Fox come bellezza, i capelli legati. No, non è che sono un cesso. Non sono neanche bellissima, però per lavorare l'aspetto estetico non interessa se non fai la modella. Credo io, non lo so. Fatemi sapere, commentate cosa ne pensate voi. Queste sono le novità del momento. Fatemi sapere se avete altre idee di roleplay, che video volete vedere, a parte Spoglio Riviste, che adesso mercoledì vado a comprarlo, perché vado a fare un po' di spesa alimentare, farò un altro video spesa, sicuramente all'MD, che spero di trovare un sacco di offerte, perché la settimana scorsa al Lidl non ho trovato niente, se non le carote in offerta a 1 euro. E forse basta. Tutto costoso al Lidl, ma non solo al Lidl. Non solo per me che non lavoro adesso, ma anche per gli altri, per chi lavora ha 2 stipendi, anche solo uno stipendio, tutti mi dicono che Lidl è costoso. Nicolò, Nick Ducompi, me l'ha detto anche in privato che lui va al Lidl e l'ha trovato costoso anche dalle sue parti, che non è piemontese lui, però anche lui lo trova costoso il Lidl. Non solo il Lidl è costoso, tutti
negozi sono costosi, anche l'Inns, anche il Penny, che sono discount, le